Hai mai sentito parlare di resilienza? Sì. E che cos'è? Secondo me è in pratica la capacità di resistere a qualcosa. Riuscire ad agire comunque in una situazione di emergenza, fronteggiando quello che succede, riuscendo magari a salvaguardare l'interesse di tutti, la sicurezza dei cittadini in primis. Voi conoscete i rischi del vostro territorio? Sì, sì. Io abitando in una zona che si chiama Sangano, dalla quale arriva Sangone per l'appunto, e questo fiume che tante volte arriva in piena quando ci sono degli alluvioni e puntualmente sale il livello dell'acqua e vedo i camioncini dell'IB di Sangano andare lì a tenere sotto controllo il tutto, perché comunque è un rischio per l'appunto. Essendo che c'è un ponte che collega Sangano a Villerbasse, rischia di crollare ed è uno tra i punti di interesse, perché rischiando una cosa del genere magari ci sono delle macchine oltre delle abitazioni vicino. E allora quello lì è anche capire quali sono i problemi del territorio e riuscire a risolverli. Senti, e tu avevi capito che in qualche modo sul territorio in cui vivi c'è anche alla lontano un rischio dighe legato alla diga del Moncenisio? Non pensavo che se mai si dovesse rompere la diga del Moncenisio l'acqua potrebbe arrivare fino a noi, però essendo per metà abruzzese questi rischi sì, ero alla conoscenza. E quando avete fatto il gioco, che cosa vi ha colpito del gioco? La complessità con la quale le pubbliche amministrazioni devono fronteggiare questi problemi, queste problematiche, perché avere un piano di protezione civile nel cassetto pronto per ogni comune, ci sono 8.000 comuni in Italia, e averlo in 8.000 comuni significa avere comunque delle amministrazioni preparate. È una cosa che mi ha colpito il fatto che alcune non le abbiano ancora, quindi nel caso succedesse qualcosa di importante, ovviamente sperando non capiti, però diciamo che colpisce il fatto che magari qualcuno non è preparato a questa, diciamo, incombenza qua, questo problema. Qual era il tuo ruolo nel gioco? Io facevo il direttore dei lavori, mi pare. E cosa ti è sembrato più difficile del tuo ruolo? La prontezza di scegliere dove andare ad agire e soprattutto chi ci fosse davvero per andare ad aiutare. È soltanto che vai a pensare, no, quello non c'è perché c'è soltanto al mattino, no, quello c'è soltanto al pomeriggio, dovevi andare a far incastrare tutto come un grande puzzle, e quella era la cosa più meccanicosa della cosa alla fine.